A un certo punto nel mio paese facevano tutti i prosciutti del mondo! Abbiamo mandato via quei trucchi lì, torno e ti sposo. Spento. L'HCCP. Analisi di tossinfezione alimentare. Bisogna colpire il batterio nel punto critico. L'abbronzatura in giardino. Con lo specchio. Il pasta al market. Lo step rosa. Rifiuto tutto ciò che è commerciale, capitalistico, americano. Contenta tu? E odio questa musica. Leonardo e Adele lavorano giorno e notte. I prosciutti vengono buoni e si vendono. Le cambiali diminuiscono e gli amici brindano. Con l'ambrusco, eh? Uomo di parola. E difatti? Mortadelle. Grandi come dirigibili. E poi colonne, tigirelle, tegolini che potevi prendere a manciate, abbracciate e nessuno ti diceva niente, anzi ti sorridevano, ti incoraggiavano. Bang! Seconda metà degli anni 90! Mi tuffo senza ripensamenti dell'adolescenza. Le mie amiche mi regalano per il mio 14° compleanno il ragazzetto che mi piaceva. Tutto impacchettato in uno scatolone da frigorifero. L'uomo oggetto, lo spirito dei tempi. Dopo una lunga, per la verità, non ancora finita battaglia, il prosciutto di Parma vola in America, dove ha ottenuto finalmente l'autorizzazione all'impo. Lo Stato esige modernità. Bisogna stare al passo con l'Europa. Se non riesci a stare al passo. Ah, se avessi fatto di testa mia. Ah, se avessi sposato un altro. Ah, se mi fossi fatta suora. Che c'entra la suora? Ah, guarda, così non facevo neanche i figli. Ce l'hai? Ce l'ho, sei un socio. Sì, però di minoranza, eh. La Fassoni deve restare dei Fassoni. Sono abile con i soldi. Che sappia amministrare un'azienda moderna. Uno che non ha ancora il suo salumificio. Il Volpi! Volpi.